a tutti. Importanti nevicate si sono manifestate nelle ultime ore in quota lungo i confini alpini con la Francia e con la Svizzera. Guardate, questa era la situazione di mercoledì mattina a Breil-Cervini in Alta Valle d'Aosta. Ora però il limite delle nevicate si è alzato sensibilmente, tanto che la pioggia ha preso il posto della neve fino oltre i 2000 metri. Questo è il primo segnale che qualcosa di importante sta cambiando. Proprio ora, infatti, nei giorni delle festività di fine anno, l'inverno si sta per concedere qualche giorno di vacanza e ci lascerà nelle mani di una figura atmosferica che sarebbe certamente più consona al periodo estivo, ovvero l'anticiclone nordafricano. Il tutto nasce da un brusco rallentamento delle correnti portanti che darà forma ad una possente ondulazione a scala planetaria sviluppata lungo i meridiani, della quale l'alta pressione ne rappresenta la cresta, mentre il cavo si posizionerà in Atlantico, dove sta per approfondirsi una grande area ciclonica, anch'essa con connotati da record. L'energia tra i due ciclopi atmosferici infatti passa da una figura all'altra, mantenendo in piedi questo paradossale equilibrio, un equilibrio che però avrà vita breve, come vedremo tra poco. Intanto, con l'inverno che andrà a svernare, pensate al gioco di parole, chissà dove, trascorreremo le feste di fine anno con il tempo ben soleggiato e un clima indubbiamente primaverile, addirittura quasi estivo in montagna. In pianura questa anomalia sarà un po' più contenuta, soprattutto sulla Valle Padana, per via di sacche fredde che rimarranno intrappolate nei bassi strati, producendo anche alcune situazioni nebbiose. Mentre in Liguria non dovrebbe mancare la macchia, ovvero la classica coperta di nubi basse tipica di queste situazioni. E poi con il passare delle ore, nubi basse probabilmente andranno sviluppandosi anche lungo le aree costiere tirreniche e adriatiche. Nel corso della prossima settimana, quindi stiamo parlando sostanzialmente dei giorni che ci avvicineranno all'Epifania, questa grande ondulazione anomala tenderà a sgonfiarsi piuttosto rapidamente, a tutto vantaggio della ripartenza di una fase meteorologica più normale. E non è detto poi che successivamente possano intervenire anche masse d'aria più fredda a riscattare questa falsa partenza del mese di gennaio. Prima di avere conferma di tutto questo, procediamo con il dettaglio previsionale. Giovedì 30 dicembre, ultime precipitazioni al mattino lungo la cresta alpina, con quota neve sopra i 2000-2500 metri, asciutto e tendenza favonica invece sui versanti italiani. Per il resto avremo ampi spazi soleggiati, interrotti solo da temporanee velature in transito ad alta quota. Qualche banco nuvoloso medio-basso potrebbe invece presentarsi sulla Liguria centrale, sul nord della Sicilia, ma non avremo precipitazioni. La mitigazione si manterrà piuttosto vivace da maestrali, i mari saranno mossi o molto mossi. Le temperature sono previste in aumento. Venerdì, ultimo giorno dell'anno, sole splendente, venti deboli e temperature diurne primaverili. Strati nebbiosi però lungo l'asse padano, soprattutto al mattino, con pessima qualità dell'aria e prime nubi basse lungo le coste liguri. Infine la tendenza successiva, con la notte di San Silvestro che trascorrerà stellata quasi ovunque, neanche tanto fredda, ma non in Valpadana, lungo le coste ligure per i soliti strati umidi bassi. Per il resto, guardate, prevalenza di tempo soleggiato per buona parte del weekend, anche se nel corso di domenica la coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale darà luogo al passaggio di banchi nuvolosi ad alta quota, sottili ma piuttosto estesi, e questo al nord e poi anche al centro. Le temperature rimarranno invariate su valori sconcertanti per il periodo. Grazie per averci seguito, vi ricordo l'aggiornamento flash che sarà online la sera di venerdì 31 dicembre prima dei festeggiamenti. Per il resto troverete tutti i dettagli sul sito qui sotto in descrizione. Cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.